Si è aperto questa mattina davanti alla prima corte d'assise di Roma il processo ai 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso nel 2016 al Cairo il ricercatore friulano Giulio Regeni. I quattro agenti della National Security imputati, finora mai comparsi, sono stati mandati a giudizio dal GUP di Roma al termine di un tortuoso iter giudiziario. Le accuse a vario titolo sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato o sequestro di persona aggravato. Nel corso del processo sono state avanzate dai difensori una serie di eccezioni per chiedere la nullità del decreto che dispone il giudizio cui i giudici scioglieranno la riserva il 18 marzo, presenti anche i genitori, che hanno dichiarato oggi una giornata molto importante. Erano 8 anni che aspettavamo questo momento. Finalmente speriamo che il processo possa partire. Sono state sollevate le questioni preliminari che erano già state rigettate in tutte le altre aule e quindi speriamo, dopo la decisione della Corte Costituzionale, di poter avere un processo contro chi ha fatto tutto il male del mondo a Giulio.